Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi parleremo di un argomento che nel canale non era presente da un bel po' di tempo, ovvero la chiusura del canale, ovviamente scherzo, ovvero Dragon Ball Xenoverse 3. Sinceramente questo gioco lo voglio più, forse no, chiedi Kingdom Hearts 3? No. Perché tutti i giochi che vogliamo, Half-Life 3, Kingdom Hearts 3, Dragon Ball Xenoverse 3, Dragon Ball Recon Blast 3, perché tutti i giochi che vogliamo sono nel terzo capitolo delle saghe? Perché non fanno sempre un terzo capitolo? Vabbè che di Xenoverse 3 lo vedremo sicuramente e Kingdom Hearts 3 fra poco esce. Però dettagli. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e iniziamo immediatamente. Prima di tutto parliamo di Xenoverse 2. È finito il suo ciclo vitale? Personalmente penso di no. Nel database di Steam sono presenti 4 DLC non ancora annunciati. Potrebbero essere aggiornamenti, potrebbero essere cose gratuite. Potrebbero essere dei costumi aggiuntivi, dei nuovi maestri, delle nuove canzoni per l'anime Music Pack. Recensito una merda e se lo meritano perché vi giuro è scandaloso pagare 16 euro per 4 canzoncine che mi posso mettere con Spotify o comunque con Windows Media Player. Però dettagli. Comunque, sicuramente vedremo un anime Music Pack 2, dato che comunque nelle entry dell'exe si fa riferimento all'anime Music Pack 2, quindi probabilmente lo vedremo presto. Magari a giugno, non lo so. Con il rilascio magari speriamo di un altro DLC perché se non ce li fanno pagare in più, un altro DLC me lo mangerei tranquillamente, pure due sinceramente. Ma di questo ne parleremo dopo. Un altro DLC sicuramente sarà la modalità storia di Xenoverse 1 in Xenoverse 2. Già su Switch c'è, su Xenoverse 2 su PS4, PC, Xbox One no. Su PC hanno rimosso dei file importanti per sta modalità. Questa cosa secondo molti significa l'accantonamento definitivo di questo DLC, ma per me no, perché se tu vai a togliere dei file che altrimenti non servirebbero a niente, allora di certo un significato c'è, non sei stupido in culo. Cioè sì, la Bandai, anzi la Dimps lo è, però sono fiducioso. Comunque, probabilmente potremo vedere questo DLC, magari miglioreranno i file, li sistemeranno e introdurranno la Legend Patrol in Xenoverse 2 su PS4, PC e Xbox One. No, non sono sonaro, ho detto PS4 solamente perché mandava di metterla prima. Ok, sì, forse sono sonaro. Comunque, niente, semplicemente questo. Potremmo vedere due nuovi DLC che però non si sa bene quali saranno. Se già abbiamo degli indizi riguardo a questi due, gli altri due potrebbero essere qualunque cosa, da sblocco di personaggi a personaggi fuffa, tipo delle skin aggiunte e cazzate varie, a nuovi istruttori per la storia infinita, ad aggiornamenti per la modalità Hero Colosseum e tantissime altre cose. Personalmente però spero in un'espansione ulteriore di Xenoverse, magari che aggiunga una nuova storia del Torneo del Potere oppure semplicemente lo stage. Anche se non abbiamo riferimenti a nuovi file, ma come non avevamo riferimenti alle skill di Goku Ultra Istinto o a Tapion o a semplicemente C13, magari potremmo vedere qualcosa di nuovo senza nessun preavviso. Magari alle 3 ci annunciano qualcosa oppure prima delle 3. Comunque, parlando di questo argomento, sicuramente potremmo vedere come DLC tipo Extra Pack 3 e 4. Spero di vedere. Prima di tutto, già di questo ne ho parlato, ma ve lo richiamo velocemente. Dei personaggi provenienti dal Torneo del Potere, quindi ad esempio Kale, Caulifla, Kefla, Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, Toppo, Toppo God of Destruction, Dispo, Catopesla, Anilazza, Dottor Rota sicuramente. Che schifo la vita a pensare a Dottor Rota. Comunque, potremo vedere di tutto. E magari in un altro DLC potremo vedere un pacchetto riguardante il nuovo film che uscirà a dicembre. E così potremo concludere il ciclo vitale di Xenoverse 2 con dicembre. E potremo dedicarci già da gennaio a Xenoverse 3. Dato che secondo me, sì, è stato confermato che la saga di Xenoverse continuerà, non mi fate FighterZ 2 perché giuro che faccio esplodere la Dimps. Anzi, la Bandai e l'Arc System Works, vi prego, nessun FighterZ 2, vi prego, vi prego, vi prego. Comunque, in un'intervista molti si sono lamentati per il fatto che mancava il 3D nei giochi futuri di Dragon Ball, ovvero FighterZ. E quindi gli sviluppatori hanno voluto rassicurare i fan dicendo che Xenoverse continuerà. E quindi non solo con i DLC, ma vedremo altro Xenoverse. Quindi questo può significare semplicemente Xenoverse 3. E spero pure un 4, un 5, quanti ne volete. L'importante è che continui a guadagnare con le mod. No, ovviamente scherzo, mi piace tanto la saga Xenoverse perché forse è una delle migliori mai fatte. E spero di cuore che Xenoverse 3 abbia
ma proprio tanti personaggi in più di Budokai Tenkaichi 3 e che abbia un fottuto menu a tendina oppure un menu come i costumi per poter scegliere le trasformazioni. Vi prego, voglio poter trasformare il mio personaggio all'inizio della battaglia, come avveniva in Tenkaichi 3, come avveniva in Naruto, avveniva ovunque tranne che su Xenoverse. Ok, su Fate si sono già trasformati, non puoi scegliere le forme basi, però dettagli. Che gioco di merda. Ora, shitstorm nei commenti perché non mi piaceva più Fate. Comunque, probabilmente potremmo vedere uno Xenoverse 3 annunciato alle 3 del 2018. Quindi magari potremmo vedere un evento d'annuncio dove ci faranno vedere un piccolo teaser trailer. O semplicemente potremmo vedere questo teaser trailer prima delle 3 e poi avere alle 3 la conferma ufficiale con un trailer più corposo, magari mostrando dei scorci di storia, una nuova lobby, dei nuovi personaggi. Vi prego, mettetemi le forme di Freezer perché giuro che se non le vedo in Xenoverse 3 non lo compro. Grazie. Comunque, potremmo vedere di tutto. Spero di cuore che Xenoverse 3 comunque uscirà al più presto possibile. Sinceramente non voglio né un capitolo lanciato troppo presto, quindi con pochi personaggi e poche aggiunte, né un capitolo che ci faccia aspettare troppo. Preferisco magari pagare un po' di più per avere dei DLC che ci permettano però di giocare nel frattempo a Xenoverse. Vi ricordo che ci sono pure gli aggiornamenti gratuiti che potrebbero espandere il gioco, come è già successo con Xenoverse 2. E a me la cosa non dispiace, sinceramente. Penso probabilmente che potremmo vedere uno Xenoverse 3 rilasciato nella prima metà del 2019, oppure nel 2019 inoltrato. Però sicuramente nel 2019 avremo Xenoverse 3. Personalmente penso che sarà il capitolo definitivo della saga di Xenoverse con i suoi DLC, con il suo tutto praticamente. E spero che surclassi bene bene Budokai Tenkaichi 3. Sì, non ho niente contro Tenkaichi 3, però vorrei un po' di innovazione, ma allo stesso tempo la stessa qualità. Perché non può essere che io preferisca ancora un gioco del 2007 ad un gioco praticamente uscito 2 anni fa. Non va bene questa cosa. Però tutto sommato con le mod Tenkaichi 3 resta a chilometri indietro. Ma questo ovviamente non è grazie agli sviluppatori, ma è grazie a noi modder. Quindi diciamo che vanilla contro vanilla preferisco Budokai Tenkaichi 3. E niente ragazzi, queste erano un po' le mie previsioni, i miei pareri sul continuo di Dragon Ball Xenoverse 2. Ho cercato di essere un po' più scherzoso in questa discussione, però perché volevo fare un video leggero che comunque può piacere a molti, dove magari si può stabilire un dialogo nei commenti. Quindi vi invito a commentare. Quindi magari a condividere il video con i vostri amici. Quindi magari potremmo fare una grande discussione qua sotto nei commenti. E potrei realizzare pure un video dove metto le vostre considerazioni. Sarebbe un'idea molto carina. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E niente ragazzi, questo video finisce qua. Tutti quanti noi penso che abbiamo grandi speranze per Xenoverse 3. Mettete i cazzo di personaggi giganti giocabili perché giuro, giuro che se mettono Vegeta Scimmione giocabile in modo decente, sto gioco me lo prendo in edizione Ultra Limited Collector's Edition, me lo prendo sia su PS4 che su PC, questo è confermato ormai. Tanto alla fine poi li recupero col Patreon. No, comunque a parte gli scherzi ragazzi, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io, insieme ad alcuni fan, pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. Niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.